Ciao a tutti da Vittorio, buon lunedì. Questa per la Lazio è una settimana fondamentale, mi viene da dire, una delle settimane più importanti di questa stagione. Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti sul mio canale dove parliamo ogni giorno di Lazio. Oggi affrontiamo un tema importante. Questa settimana la Lazio ha due impegni che possono risultare decisivi, soprattutto quello di martedì, per me è il più importante. Anche del derby, Lazio-Feyenoord è la partita decisiva, è già uno scontro diretto per la Lazio. La Lazio deve vincere. Dopo la sconfitta in Olanda, la Lazio ha solo un risultato: vincere per continuare a sognare il passaggio del turno. Non vincere martedì sera significa virtualmente dire addio alla Champions League con due giornate d'anticipo. Per questo, martedì bisogna solo vincere. La Lazio deve dimenticare la battuta d'arresto di Bologna, scendere in campo per vincere. Non sarà facile perché il Feyenoord è una bella squadra. L'abbiamo visto all'andata, è una squadra che gioca un ottimo calcio, che ti mette sotto, sbaglia dietro e qua l'ho detto già l'altra volta, ma la Lazio non l'ha sfruttato, però è una squadra che viene a fare la sua partita e quindi per la Lazio non sarà facile, soprattutto se giocherà come contro Bologna sarà impossibile vincere. Però mi aspetto una reazione. Del resto, questa settimana, come dicevo, è importantissima. La partita di Feyenoord è uno scontro diretto, un'eliminazione. Vinci e continui ad alimentare il tuo sogno Champions. Pareggi o perdi, sei fuori. E quindi mi aspetto una reazione di carattere da parte della Lazio, una risposta dopo la brutta parentesi contro il Bologna. Ma la settimana non si conclude martedì perché poi domenica c'è il derby. Il derby che ovviamente è una partita importante per tanti punti di vista, no? È il derby e la Lazio dopo la sconfitta contro Bologna si ritrova di nuovo indietro. Abbiamo recuperato tante posizioni con tre vittorie consecutive. Con questa brutta sconfitta la Lazio retrocede in classifica e devi riprendere a vincere partite. E il derby ovviamente è una partita importante perché se vinci recuperi tanti punti sulla Roma e quindi sarebbe un'altra partita decisiva. È buffo notare che la Lazio affronta due squadre completamente diverse. Il Feyenoord che verrà a Roma per giocare la partita, una squadra che non si difende, che gioca l'attacco, che vuole il possesso palla, vuole prendere il controllo della partita e chiuderti nella metà campo e trovare la via della vittoria. Domenica invece trovi una Roma che verosimilmente si chiuderà, non ti concederà niente e proverà a farti male in contropiede. Quindi due sistemi di gioco completamente diversi, due partite in cui però la Lazio deve puntare sempre e solo al risultato, la vittoria. Non sarà facile perché abbiamo visto che purtroppo la Lazio è un momento difficile. L'ho detto già questo weekend, questa Lazio nelle ultime due partite abbiamo visto, anzi, aggiungo la terza perché anche contro Feyenoord in Olanda la Lazio ha fatto male. Ci sono un paio di giocatori chiave che non stanno assolutamente giocando ai loro livelli. Zaccagni, Felipe Anderson, Luis Alberto sono tre dei nomi che mi vengono in mente, i primi. Però si potrebbe parlare anche di altri giocatori. Ecco, adesso bisogna tirare fuori la grinta, il cuore che finora non hanno tirato fuori. Perché non dico che questa settimana può decidere la stagione, ma sicuramente in Champions sì. Se non vinci contro Feyenoord, la tua avventura in Champions è finita. Quindi c'è una grande, ci giochiamo una grande fetta di stagione questa settimana. Il derby, ovviamente, è una partita che non voglio perdere. Ovviamente, è una partita importante perché è la sfida, no? È il derby, giochi contro la Roma e quindi è una partita importante. Però non è così importante come la partita contro Feyenoord. Per la Lazio sarebbe più importante, dovendo scegliere ovviamente, vincere martedì rispetto a domenica. Però io credo che la Lazio debba pensare una partita per volta, prima martedì e poi domenica. Attenzione perché lo scorso anno ci siamo ritrovati nella stessa identica situazione. Non so se vi ricorderete, la Lazio giocava sempre in Olanda, partita decisiva per l'Europa League, la Lazio doveva vincere o almeno pareggiare per passare il turno e poi c'era il derby. La Lazio giocò malissimo in Olanda, non solo non vinse, non solo non pareggiò, ma perse, andando addirittura in Conference League. Ecco,
Per me lo scorso anno la Lazio perse in Olanda perché mentalmente era già concentrata al derby. Questa settimana non possiamo fare questo errore. Voglio un segno di maturità da questa squadra. Voglio vedere una Lazio che martedì gioca la partita contro Feyenoord come se fosse una finale, senza pensare a domenica. E questo sarebbe un segnale importante. In chiusura, un dato molto preoccupante perché Sarri ha detto: spero che martedì l'Olimpico sia una boccia. Al momento i tifosi saranno circa 30.000, purtroppo. Ci sono 22.000 circa abbonati, più 8.000-9.000 che hanno pagato il biglietto, per cui dovremmo leggermente superare 30.000. Troppo poco per una partita così importante. Veramente troppo poco. Capisco, ho già fatto un video a riguardo, i biglietti sono cari, ma questa potrebbe essere la penultima partita in Champions League della Lazio e potrebbe essere l'ultima partita importante. Perché se non vinci contro il Feyenoord, quella contro il Celtic potrebbe essere un'amichevole. Per cui, onestamente, se sei un laziale, se sei a Roma e martedì sera non vai alla partita, non hai molte giustificazioni. Ovvio, se hai problemi economici è un discorso diverso, ma se tu non vai allo stadio perché dici che il biglietto costa tanto, cavolo, è la partita più importante della stagione per la Lazio. Non so quante altre partite di Champions League vedrai della Lazio a Roma e tu stai dicendo no, non ci vado. Perché il biglietto costa caro. Chissà quando rivedrà la Champions. Speriamo che anche quest'anno la Lazio continui ad andare in Champions, ma non è assolutamente detto. Ecco, martedì serve l'aiuto di tutti i tifosi possibili che possono venire allo stadio. Se sei ancora indeciso e non sai se fare il biglietto o meno, beh, io ti dico, se sei un vero laziale e te lo puoi permettere, ovviamente, vieni allo stadio perché la Lazio ha bisogno di te in questo momento così difficile. La Lazio ha bisogno di tutti e quindi se puoi fai il biglietto. Noi ci vediamo alle 2 con un altro video. Nel frattempo, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e ci vediamo dopo. Grazie.